Oggi ragazzi andremo a fare una ricetta un po' particolare, sicuramente non l'avrete mai sentita nominare, o qualcuno di voi forse sì, però oggi in Cucina con Dani prepareremo la carbonara di mare. La lista della spesa. Cosa abbiamo comprato per fare questa insalata di mare? Oh, sicuramente molto molto economica non è, però poi dipende uno da come la vuole fare carica o non carica. Io magari ho comprato un po' troppa roba, però a me piace così. E quindi andiamo ad aprire e vedere. Abbiamo un po' di gamberi, come vedete, gambero rosso. Poi abbiamo una seppia, un calamaro e un moscardino. A me più che moscardino mi sembrano due calamari, vabbè, loro hanno chiamato moscardino. Per me sono due calamari, quindi seppia, due calamari, gamberi e vongole, un po' di vongole. Andiamo intanto a pulire il pesce e poi vediamo, eh? Allora ragazzi, quando andremo a pulire il pesce, a sfilettare, a fare le striscioline di calamari e quant'altro, le andremo a mettere in padella, attenzione, tutto il pesce, a parte non ho trovato perché non è periodo, una bella fetta di pesce spada che ci stava tutta, una fetta di pesce spada, una fetta di ricciola, meglio pesce spada, non l'ho trovato e quindi non l'ho preso. Però quando andremo a cucinare il pesce nella padella, attenzione che ogni tipo di pesce ha il suo tempo di cottura, non andiamo a mettere i gamberi e le vongole insieme al calamaro e alla seppia perché sarebbero stracotti. Quindi andiamo a mettere prima le seppie e i calamari, li facciamo andare e poi mettiamo pure un po' di odori. In questo caso, essendo di pesce, che è una carbonara particolare, ci sta anche uno spicchietto d'aglio, sale e pepe, olio extravergine d'olivo ovviamente, e in questo caso però ci va anche il prezzemolo e ovviamente le uova saranno presenti anche in questa ricetta. Non storcete il naso, non fate bleh, provatela e poi mi direte. Ovviamente inizieremo con le parti seppie e calamari, andiamo a fare delle striscioline di pesce, non tanto piccole, però vedete, come se facessimo delle striscioline di guanciale. Adesso che abbiamo fatta strisce tutti i calamari, seppi e quant'altro, mettiamo due spicchi d'aglio in una padella antiaderente con un goccio d'olio extravergine d'oliva di quello buono. Mentre l'olio va, noi in una bacinella andiamo a sbattere per 500 g di pasta 4 rossi d'uovo e un uovo intero. Attenzione all'aglio a non farlo bruciare, inclinate la padella in maniera che l'aglio venga immerso nell'olio. Andiamo a buttarci i calamari e le seppie. Mo qui è tutto a gusto vostro, pasta corta, pasta lunga, spaghetti, linguine, pasta, non lo so. Quando vediamo che le seppie sono bene o male a metà cottura e quindi sono non pronte ma quasi, andiamo a mettere le vongole. Questo sarebbe anche il momento in cui io metterei il pesce spada, ma non avendolo mettiamo solo le vongole per ora. Ovviamente le vongole le avrete già fatte sporgare o comunque ve le siete rese dal pescivendolo che già hanno sporgato, eh?
non è che le mettete così come le trovate nel sacchetto, sennò vi mangiate la terra. Rimettiamo il coperchio e lasciamo aprire le vongolette. Prendiamo i gamberetti e li buttiamo giù. Giriamo un pochettino. Tappo e da questo momento contate un minuto, massimo due minuti, poi spegnete il fuoco e lasciate da parte. Questo è il preparato per la pasta. Questo è il momento della bella aggiunta di prezzemolo e saltiamo un pochettino il pesce girandolo bene col prezzemolo. Ecco qua. Ricordatevi sempre che nonostante sia salato il sugo, nell'acqua della pasta un pizzico di sale ci va sempre. Allora facciamo riprendere il calore al preparato e poi ci buttiamo dentro la pasta. Ah, ho dimenticato di dirvi che prima nel preparato ci va messo mezzo peperoncino o un peperoncino, però a gusto vostro, ma magari chi non gli piace non ce lo mette. Un'altra spolverata di prezzemolo, chiudiamo il fuoco, facciamo prendere un po' d'aria per abbassare un paio di gradi e adesso ci andiamo a mettere il preparato. A questo punto una spolverata di pepe nero. A tavola! A questo punto la domanda sempre la stessa: se sarà buono o non sarà buono, come dice Stefano Barbato lo chef, sarà buono o non sarà buono? Facciamo la prova dell'assaggio, va, che questi già stanno a mangiare da mezz'ora e io per pensare al video ancora non l'ho mangiato. Buon appetito! Una carbonara di mare, ma veramente non l'avete mai assaggiato? Correte a fare la spesa e andate con me. Su! Su! Forza!